potrete seguire i miei seminari. Io ho messo il coso qua, non si vede, vabbè. Allora. Che palle. Bene, comunque, detto questo, iscrivetevi anche al canale, abbonatevi e fate tutto. Allora, vediamo, cerchiamo di capire cosa fare se una persona non si fa sentire tanto, non ti cerca tanto, non ha, diciamo, tutta questa disponibilità nei tuoi confronti. Quindi è poco disponibile e manifesta, diciamo, non dico insofferenza, ma non manifesta attenzioni, non ti dà tutte le attenzioni che magari vorresti ricevere, non ti dà le attenzioni che in realtà ti meriti e che dovresti avere, perché poi la cosa fondamentale è quello: noi ci meritiamo di ricevere le giuste attenzioni e se non le otteniamo dobbiamo fare delle cose, salutiamo anche Rosy, perché se tu non ricevi le giuste attenzioni e non fai nulla, sono cazzi tuoi fondamentalmente, cioè il problema diventa un problema tuo che non sai fare le cose giuste. Questo è da tenere presente, è un punto fondamentale, perché non è che puoi sperare che le cose vadano bene quando tu per prima non ti valorizzi. Questo credo che sia un punto molto importante da prendere in considerazione. Dobbiamo imparare a darci valore. E questo salutiamo anche Eri, salutiamo la nostra Sissi, la carampana con i suoi primi 97 anni. E allora, perché poi io vedo persone che si lamentano, ma si lamentano di cosa? Si lamentano, ma come dire, restano appiccicate come delle patelle sullo scoglio. Non fanno niente per, migliorare la situazione, no? Sono praticamente senza dignità, fondamentalmente. Ci sono degli atteggiamenti da evitare nella seduzione e degli atteggiamenti invece da portare avanti. Quindi noi dobbiamo portare avanti gli atteggiamenti giusti e evitare gli atteggiamenti sbagliati. Allora, quali sono gli atteggiamenti da evitare? Allora, ci sono comportamenti che attirano fortemente gli uomini o anche le donne, perché poi mutatis mutandis vale in un caso e nell'altro, e degli atteggiamenti che invece li allontanano. Ci sono degli atteggiamenti che li attirano come una calamita e degli atteggiamenti che li allontanano. Ci sono persone che fanno del lamento uno stile di vita, e se tu fai del lamento uno stile di vita non puoi pretendere che dall'altra parte ci siano attenzioni, non puoi pretendere che dall'altra parte ci sia ci siano delle situazioni di attrattività. Quindi ad esempio, se ti dimostri una persona negativa, no, che inizia a lamentarti, e alla fine gli uomini, ma anche le donne, si incazzano, non ne possono di più di avere a che fare con una lamentosa. Salutiamo anche Stefania. Quindi questo è, salutiamo anche Betty Kotic, tra l'altro se volete farvi fare un bel ritratto andate a Venezia, al Campo Manin, da Betty Kotic. Ci sono persone che criticano tutto, qualunque cosa fanno criticano. Ecco, questa negatività, le criticone sono il bacio della morte della seduzione, sono l'antiseduzione. Le donne criticone, anche le donne, diciamo, che ce n'hanno sempre una, no? Veramente, quelle cagacazzo. Questo è un atteggiamento che devi comunque cambiare, perché trasferisci sentimenti di negatività, trasferisci sentimenti di, come possiamo dire, inettitudine. Quindi questo è un qualcosa che devi assolutamente cambiare. Non va bene. Vale anche per l'uomo fondamentalmente, certo, vale anche per l'uomo, mutatis mutandis vale anche per l'uomo, vale per tutti, però devi imparare a gestirli. Anche farsi dare per scontata è un atteggiamento sbagliato, no? Quando una donna, ma anche un uomo ovviamente,